La rassegna volume ci ha abituati a questi appuntamenti, questi incontri con musicisti di livello nazionale, l'abbiamo fatto qualche settimana fa con Frankie High Energy, ci risiamo anche questo pomeriggio e noi di Samba Radio abbiamo l'opportunità di intervistare, grazie al Centro Musica, artisti che si esibiscono poi nel Teatro Sambapolis qui a San Bartolomeo a Trento. E questo pomeriggio con noi ci sono gli Opopoio, un duo formato da Vincenzo Vasi e da Valeria Sturba, ed è un duo molto particolare, ora li conosceremo meglio per chi non li avesse mai sentiti suonare, li conosceremo meglio durante l'intervista e soprattutto dopo, quando avremo anche una loro piccola esibizione. La prima cosa però che voglio chiedervi è una presentazione molto semplice: cos'è il vostro progetto, cosa sono gli Opopoio e cosa fanno? Gli Opopoio innanzitutto nascono 3 anni fa e già l'incontro è stato abbastanza strano, cioè io ho chiesto a lui una lezione di theremin e poi abbiamo iniziato a sperimentare, a suonare insieme. Ci siamo accorti che oltre ai 2 theremin eravamo comunque entrambi polistrumentisti, quindi io suono il violino, ho studiato al conservatorio, lui è un bassista, entrambi siamo cantanti. Io forse un po' di meno, e poi suoniamo l'elettronica, quindi abbiamo capito che comunque c'erano tanti strumenti da portare sul palco e abbiamo iniziato a comporre, a provare, a fare diverse cose e abbiamo continuato fino adesso. Allora, io aggiungo che gli Opopoio sono un laboratorio, un piccolo laboratorio itinerante, nel senso che, come diceva Valeria, ci sono tante cose, basta guardare, non questo set, perché questo è veramente ridotto all'osso, sono 2 theremin che potrebbero anche bastare, ma in realtà il nostro set è un tavolo, è come andare al mercatino dell'usato e trovi quelli che hanno le bancarelle con un sacco di robe piazzate sopra, e quelli è praticamente la stessa cosa, solo che noi non vendiamo niente e invece utilizziamo tutte queste cose, piccole cose che sono sopra il tavolo, le utilizziamo per fare musica, e c'è qualsiasi cosa, il fischio del treno, le molle, cipi, fischietti, strumenti anche veri, tastiere giocattolo, niente. Questo è il risultato, è Opopoio, che appunto, sta diventando un genere, ormai tutti come Petaloso, adesso anche musica Opopoia, dopo Petaloso c'è anche la musica Opopoia. Una domanda che mi sorge spontanea, probabilmente ve lo chiedo a tutti quelli con cui parlate: il nome esattamente da dove vi viene? Allora, il nome viene da un messaggio autoinviato di un nostro amico che, andando in giro senza blocca tastiera, non con lo smartphone ma con quei telefoni, insomma, che se non mettevi il blocca tastiera il telefono chiamava persone, faceva cose strane, e quindi ha fatto questa cosa strana, cioè si è mandato questo messaggio con scritto Opopoio, e noi già suonavamo insieme da pochissimo, ancora non avevamo un nome e abbiamo subito capito che questo era il nome del progetto. Insomma, è perfetto perché non è esattamente palindromo, però sembra quasi palindromo, e questa cosa ci piaceva tanto, col fatto che anche il nostro set rispecchia, insomma, il nostro set. Fondamentale per l'Accademia della Crusca, questa testimonianza. E un'altra domanda, sempre inerente a quello che dicevate prima: voi suonate principalmente il theremin, e cosa vi ha portato a questo strumento? L'abbiamo già un po' capito, ci hai spiegato del come è iniziato il vostro rapporto, però se volete un po' approfondire la cosa, e come vi identifica questo strumento come duo. Bene, allora io credevo che Valeria avesse conosciuto il theremin tramite me, infatti mi facevo proprio fuori del sole, invece no. Lei l'aveva già scoperto a che età? Ma se
secondo me più o meno una decina d'anni, perché mi ricordo che Morgan portava in giro il Canzoni dell'appartamento. E c'era con il mio rivale, Megahertz, esatto. No, non scherzo, insomma, non ci conosciamo proprio di persona, ma sì, insomma, siamo comunque, ci si rispetta la vicenda. E niente, quindi questo per quanto riguarda Valeria, e invece per quanto riguarda me, io l'ho conosciuto verso la fine degli anni 90. Per me gli anni 90 sono stati in un certo senso hanno caratterizzato un certo tipo di ascolto mio personale, che riguardava esclusivamente le colonne sonore delle qualsiasi tipo di colonna sonora, anche quello di Giovanna una coscia lunga fino alla musica appunto di terrore, spaziale appunto, musiche sci-fi, come si dice? Sci-fi, quella musica lì, cioè quel tipo di film, spesso e volentieri hanno sempre utilizzato il termine negli anni, appunto, negli anni 50, negli anni 60, fino a proprio un abuso sconsiderato, e poi da quegli anni lì in poi, comunque sì, anche se non si utilizza il termine, si utilizza un suono che emula il termine. Quindi in quegli anni mi chiedevo, ma che è sta roba, no? Ho sempre pensato fosse una sega musicale, invece poi ho capito che non era una sega musicale, che era uno strumento elettronico, e che in quegli anni non era distribuito in Italia, quindi non si poteva trovare. Il caso ha voluto che a Bologna, dove abitavo e dove abito adesso, ora, tuttora, ci fosse un negozio che ce l'aveva. Scolopendra, sto facendo la pubblicità. L'ho provato e non riuscivo neanche a fare. Sì, però all'inizio l'ho proprio provato prima di comprarlo e non riuscivo a fare niente. Ho detto, vabbè, allora lascio lì con un pedalino. E poi invece sono passato un anno e mezzo, me lo sono ritrovato, casi della vita, me lo sono trovato vicino perché un amico regista ce l'aveva, me l'ha prestato, e lì ho scoperto che invece era uno dei miei strumenti. Aggiungere che comunque il termine in realtà non è lo strumento principale del duo alla fine, cioè siamo partiti così, ci siamo conosciuti proprio grazie al termine, però in realtà non lo usiamo più degli altri strumenti. È ben civetta. Strumento civetta. È ben inserito, insomma, in tutto il bulirone, non so se è una parola italiana, penso. Vabbè, comunque si capisce. Fa parte di quel vostro mercatino dell'usato di cui parlavate prima. Sì, voi siete qui nell'ambito di questa rassegna volume che prevede questa sera anche la proiezione di un film molto particolare, UPM, Unità di Produzione Musicale, di Elvio Manuzzi, che racconta un'esperienza molto particolare a cui avete preso parte, cioè il fatto che 72 musicisti, se non sbaglio, di origine, estrazione, stile, genere musicale diverso, sono stati, diciamo, costretti a un orario di lavoro da fabbrica, le classiche 8 ore lavorative, tutti insieme a suonare, a produrre musica come se fosse un'esperienza industriale. E per prima cosa volevo chiedere per voi che esperienza è stata, e poi, seconda domanda, se voi potete assimilare appunto la produzione artistica, la produzione musicale con quella industriale, perché può avere delle similitudini, ma sicuramente l'ispirazione non può essere rinchiusa in 8 ore lavorative, penso, non da musicista, è un pensiero da esterno, però. Però immagino che rispondiamo tutti e due, perché sono due cose completamente esatte. Tu ce ne hai, io ce ne ho. Allora, per quanto riguarda la prima parte della domanda, per me è stato tanto un'esperienza che non rinnego, e che sono felice di aver preso parte a questo esperimento, perché poi alla fine è un esperimento.
e per me è stato è stata dura in un certo senso, è stata dura perché all'inizio l'ho presa come un gioco, come poi poteva essere per me fare musica, che sono in fondo di estrazione, sono un improvvisatore, quindi non mi spaventa salire su un palco anche in qualsiasi posto e cominciare a suonare, anche se non ho nulla da suonare, non è questo il mio problema, però il fatto è che della ripetizione, delle stesse, come posso dire, come si dice? 10 minuti musica, 10 minuti pausa, 10 minuti scrittura, e a un certo punto comincia a essere pesante, anche perché proprio non è, ti senti sfruttato, senti una macchina. Allo stesso tempo ho avvertito, c'era una divisione dentro la mia testa, perché avvertivo anche l'esigenza di fare questa cosa per il bene di una certa collettività che io non sapevo neanche quale fosse in realtà, e poi cioè senza un perché, non so come dire, però era interessante l'idea di avere a disposizione dei fogli per scrivere musica e che poi altri musicisti potevano suonare dopo poco, e viceversa, io potevo suonare uno spartito che magari Valeria aveva scritto 10 minuti prima. La pesantezza è che quando passavano le ore non si faceva più, e io volevo scappare, per esempio, prima o poi faranno anche vedere tutti, immagino, tutti gli spartiti, lì c'era anche da ridere. Ecco. La seconda domanda era quella rispetto alla presenza industriale, non è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, ma in realtà è quello che poi sta avvenendo adesso per quanto riguarda la musica, insomma, commerciale, che poi è la musica, perché in questo momento quello che sta andando è la musica commerciale, e l'altra musica è completamente spazzata via da qualsiasi contesto, e niente, anche i festival tra virgolette sperimentali poi alla fine prendono sempre la chicchina lo specchietto per le allodole, e niente, a discapito poi di molta gente che invece merita e non può, insomma, può trovare spazio. Allora, inizio dalla seconda dicendo che sono completamente d'accordo, così passo alla prima. E allora, l'esperienza è stata dura anche per me, perché comunque a un certo punto della giornata, mentre all'inizio si viveva un po' come ah che bello, siamo tanti musicisti tutti insieme, la prendiamo così, in realtà è stata molto più difficile di quanto uno poteva immaginare, perché insomma in 8 ore magari uno dice passano, ciao, ci vediamo tutti a casa, invece a un certo punto è diventato proprio snervante il fatto che non si riusciva effettivamente a fare della musica, cioè la musica non esisteva lì, nonostante noi suonassimo non poteva esserci un interplay forte, perché comunque eravamo, cioè non ci sentivamo tra di noi, eravamo troppi che suonavamo insieme, cose completamente sconnesse tra di loro, e quindi è stata dura proprio dal punto di vista psicologico per questo. Infatti poi abbiamo iniziato a, insomma, sono successe diverse cose anche che non si vedono nel film, perché nessuno accettava in realtà il fatto che stesse succedendo quello che succedeva. Sì, è successo di tutto. Magari usciranno anche dei, forse dicevano che ogni tanto ci saranno delle pillole buttate sul web di altre cose, perché ci sono anche tante scene divertenti, poi insomma è successo veramente di tutto. E poi io fisicamente mi sa che avevo la febbre quel giorno, quindi proprio è stata una giornataccia, però è stata una bella esperienza. Ma tecnicamente, per capire, eravate tutti quanti chiusi in una stanzone a suonare contemporaneamente, ciascuno uno spartito diverso? Eravamo allora
Allora, se non mi sbaglio, i turni erano di scrittura, esecuzione e pausa da 24 minuti? No, 24 persone che suonavano, 24 persone che scrivevano. Ah, sì, sì. Se non sbaglio. C'erano 4 squadre? O 6 squadre? Che suonavano contemporaneamente? Io ero i 3, mi ricordo, quindi eravamo sicuramente A, B, C, D, G, H. Io ero L. No, sulle informazioni tecniche effettivamente non ci ricordiamo, no, 72, però sì, erano tanti e si suonava in uno stanzone enorme di questa fabbrica, si suonava, in un altro si scriveva e poi la pausa dove la facevamo? Altri, fuori sì, anche in altri spazi ancora dentro la fabbrica. Sì, comunque rimbombava tutto, poi non sempre nella postazione si trovava realmente lo strumento, a volte magari per non so, un chitarrista si trovava davanti una batteria oppure davanti un microfono. E suonavate la stessa musica oppure? C'era stato prima sì, un turno di scrittura dove erano stati scritti degli spartiti che non necessariamente dovevano essere delle note. Quindi tipo lui una volta ha fatto un albero di Natale, poi alla fine su tanta gente penso che abbia scritto voglio andare a casa sugli spartiti, almeno noi l'abbiamo fatto e quindi erano interpretati. Io a un certo punto mi sono trovato uno spartito con scritto guarda il camera, me ne strappa il foglio davanti, quindi insomma non per forza era musica, quindi ci si trovava in una situazione abbastanza complicata dal punto di vista musicale. Volevo aggiungere che non c'erano solo musicisti, ma c'erano artisti in genere. Diciamo che la maggior parte erano musicisti, però c'erano anche scrittori, poeti, pittori. Per esempio nella mia squadra c'era un pittore polacco, che non ricordo neanche il nome. E quello che ricordo è che ce l'avevo sempre di fianco a me e le sue partiture musicali erano solamente delle vagine che lui disegnava, a rotta di collo, sì, vagine dietro l'altra. E niente, poi tornando alla questione della frustrazione, perché veramente a un certo punto diventava frustrante e ognuno manifestava la sua frustrazione a modo proprio, chi singolarmente, chi appunto si radunava in gruppi, c'erano diversi appunto, ormai c'erano tutti i sindacati possibili, più di CGIL, CISL, ce n'erano di tutti i tipi, tanta gente appunto organizzava o complotti oppure delle manifestazioni all'interno dell'esecuzione, soprattutto si andava sulla violenza, chi non decideva di non suonare oppure appunto c'era il nostro amico che si era portato veramente delle pietre che le voleva tirare a Gabrielli, Enrico Gabrielli, che è uno degli ideatori. E chi l'è andato a cercare è scappato, è andato fino agli uffici. Io l'ho visto, l'ho intravisto passare, però diciamo che in quelle 8 ore era meglio che non si facesse, insomma, che non si facesse vedere, perché andava anche della sua incolumità probabilmente. Un po' Marchionne che passa per Pomigliano nei giorni caldi, quindi beh, lo vedremo questa sera, ci avete incuriosito, lo vedremo questa sera alle 21 al Teatro San Bapolis, dove sarà proiettato appunto UPM, Unità di Produzione Musicale, e ci sarà anche una vostra esibizione. Dopo sentiremo qualcosa suonato da voi qui, ma che cosa dobbiamo aspettarci invece dallo spettacolo di questa sera? Allora, considerando il fatto che ogni volta che facciamo un concerto neanche noi sappiamo bene di preciso che cosa ci aspetterà, però che cosa ci aspettiamo? Né più né meno che la musica è un po' boia, come si diceva prima, da questo tavolo, dal banchetto appunto del mercato, noi faremo tutte le nostre, insomma, ci sarà anche spazio intergalattico. Sì, ci sarà improvvisazione, ci sarà del noise, ci sarà delle canzoni,
melodie immortali, i Theremin faranno la loro parte, ma non solamente loro, ci saranno dei giocattoli e anche altro che non diciamo, perché sono qui dopo di allora lo sapevamo. Se c'è qualche curiosità dal nostro folto pubblico, se volete venire a chiedere qualcosa al microfono, se no ci avviamo verso la conclusione, vi diamo qualche secondo di tempo per alzarvi, ma vedo che rimanete fermi, quindi io chiuderei con la domanda canonica che noi di Samba Radio facciamo ad ogni musicista, ad ogni personalità anche extra musicale di livello nazionale che viene a trovarci a Trento. Se vi dico la parola Trento, a voi cosa viene in mente come prima reazione, come prima immagine, come prima suggestione? Tu, Vincenzo, so che sei già venuto, ti ho visto a suonare anche alla Boutique una volta, quindi conosci già la nostra città. Non so se Valeria è la prima volta che suoni qua. No, non credo. Anche se fosse la prima volta che vieni, la prima cosa che ti viene in mente... banale, lo dico, mi vengono in mente le montagne, ma quelle, cioè mi viene in mente l'aria bella di montagna, che in realtà sembra una cosa stupida, però io insomma la vivo sempre, sono sempre contenta di venire da queste parti, perché poi almeno noi vivendo a Bologna, insomma, non è che il clima sia proprio incredibile, quindi... Beh, io sono la birra, e poi gli amici, perché comunque sì, adesso sono un po' di anni che ci passo, e quindi ho diversi amici, e niente, sono felice tutte le volte che vengo qua, non solo qua, ma anche attorno a qua, sì, mi piace, yes.